Io rimando all'ambiente della musica classica, avevo questo brutto vizio di giudicarmi molto quando ero sul palco. E lavorando con persone che invece l'avevano magari approcciata in modo più ludico, ho capito che funziona molto meglio donarsi in modo anche sconsiderato, e perché il palco è un territorio franco in cui non ci sono regole. È tutto stabile e meccanico dentro questo ingranaggio cosmico. Le persone che lavorano con me sanno del bisogno di espressione che io posseggo anche in altri ambiti, e per questo ho avuto la possibilità anche di occuparmi delle grafiche del libretto dell'album, scrivo i video che faccio, li scrivo io e lavoro insieme alla mia videomaker, che è una delle mie migliori amiche, quindi sono in realtà facendo il lavoro che sembra un lavoro che sembra riduttivo a una cosa, un aspetto solo, ho la possibilità di farne altri mille. Senza doverlo dimostrare. Raccontare una storia in musica è sempre una sfida, perché non so mai come andrà a finire. Io non ho un approccio troppo razionale con la scrittura, motivo per cui non parto mai dai titoli e poi sviluppo la storia. Parto sempre a scrivere da una necessità che percepisco ma che non ho ancora fuoco, e poi man mano che la storia si dipana capisco che cosa voglio dire. Certe volte capita addirittura che io lo capisca magari dopo 2 settimane che ho scritto una canzone, che cosa intendevo. Intro, dentro, verso, giusto, posto. Però è sempre un terno all'otto, perché sono molte di più le canzoni che nascono e poi vengono abortite a metà che quelle che riescono. Quindi è un continuo stato di tensione in realtà, per vedere se riuscirai a portare a termine la gravidanza o meno. Dimostrare, senza doverlo dimostrare. Sì, Sanremo è una cosa enorme, ma hai tre minuti per forza di cose vedere soltanto uno spicchio di te. Sebbene di facciata sembra che uno si esponga tantissimo, c'è tutta una realtà interiore che viene fuori attraverso le canzoni, ed è quello che intendo in realtà quando su Facebook scrivo scoprirsi un poco alla volta. Vorrei che le persone mi scoprissero attraverso le mie canzoni, attraverso le mie opere, anziché una descrizione su un profilo di un social network. Senza doverlo dimostrare a te.